prima del referendum con questo ricatto implicito del tipo se votate no, attenzione, guai a voi. Ecco, poi ovviamente sarà rivelato un bluff perché sennò li inseguivano subito con i forconi, ma adesso stanno facendo lo stesso gioco. Provate a votarmi contro e vedrete che cosa succede io che sono il vostro capo. C'è un problema, lui non sarà più il capo il giorno dopo le elezioni e quindi tutte le promesse che farà i Senesi sono scritte sulla sabbia perché lui non sarà più il ministro di nessuna cosa dopo le elezioni. E invece forse ci sarà qualcuno che porterà avanti gli interessi di Siena, dei Senesi e di quella che è stata la più antica banca del mondo in un modo un po' più efficace. E Arezzo? Il problema è la dimensione dei collegi. Ecco, cominciamo a dire che nel collegio Siena c'è dentro anche Cortona, ecco, quindi già un po' ci siamo, ma c'è il proporzionale. Il proporzionale è Arezzo, Siena e Grosseto e io sarò presente lì per dare la possibilità anche agli aretini di avere questa simpatica soddisfazione di fare una bella X di quelle che lasciano il segno, no? Che fanno il buco nella carta sul simbolo della Lega e così dimostrare alla signora Boschi quanto hanno gradito la gestione del Partito Democratico nelle banche di quel territorio.